Comincia il nostro percorso verso la Mille Miglia 2020, con la prima conferenza stampa di presentazione per il passaggio a Salsomaggiore Terme. Mille Miglia 2020, dopo un anno di assenza, torna a Salsomaggiore. Sì, per noi è un onore ed è un appuntamento veramente importante. La prima edizione fu fatta nel 2018, esattamente 2 anni fa, e nel maggio del 2020 abbiamo questa bellissima opportunità. In un anno importante per Salsomaggiore e per il territorio di Parma, nell'anno in cui Parma è capitale italiana della cultura e in cui la nostra città si iscrive a pieno titolo all'interno di questo percorso di eventi e avvenimenti che arricchiscono tutti. Tra l'altro è una presenza, diciamo, doppia, perché dal punto di vista organizzativo voi ospiterete tutto il gruppo delle Ferrari, del Tribute Ferrari, che tra l'altro faranno fine tappa del venerdì e soggiorneranno qui a Salsomaggiore, e poi ospiterete le storiche la mattina del sabato con un passaggio dopo la partenza da Parma. Sì, lo schema è questo: venerdì 15 maggio l'arrivo delle Ferrari alla sera, con, diciamo, una serie di eventi che caratterizzeranno la nostra città, il pernottamento qui delle Ferrari e gli accordi che abbiamo fatto anche con alcuni hotel della città. La mattina di sabato 16 maggio il passaggio delle storiche attraverso piazza Lorenzo Berzieri davanti alle storiche terme, dove appunto vi sarà lo scorrimento delle macchine che arriveranno da Varano Melegari e passeranno appunto da Salsomaggiore verso, diciamo, la destinazione finale. Attraverseranno il centro e caratterizzeranno tutta la mattina di sabato 16 maggio. C'è da qualche cenno storico su questo fantastico edificio termale che ci ospita, tra l'altro, qui oggi per la conferenza stampa di apertura, che tra l'altro è la prima della Mille Miglia 2020? Questo edificio fu inaugurato nel maggio del 1923, quindi ha tra poco 97 anni, arriverà al centenario fra 3 anni, ed è un edificio Liberty Deco, storico, diciamo fatto da e progettato dall'architetto Ugo Giusti e decorato dall'artista Galileo Chini, il quale, ispirando nella sua storia, diciamo, di artista nella propria carriera nell'Oriente, tornò in Italia e decise, attraverso una commissione fatta dallo Stato, di decorare questa splendida struttura con uno stile orientaleggiante. Infatti, quando uno arriva a Salsomaggiore, vede all'interno del centro della piazza questa straordinaria struttura che sembra quasi una meteora caduta dall'alto, dall'Oriente, e scesa qui all'interno del territorio emiliano. Ed è un colpo d'occhio straordinario, è un riferimento per tanti e soprattutto è un tempio della salute e del benessere, lo è stato per tutta la sua storia, quasi lunga un secolo. Torniamo alla parte sportiva. Venerdì 15 e sabato 16 avete organizzato delle attività specifiche per comunque accogliere anche turisti appassionati di questa Salsomaggiore per il passaggio tra Mille Miglia? Sì, noi vorremmo creare la notte bianca della Mille Miglia nella serata di venerdì su sabato, una serie di avvenimenti in centro, in piazza, anche di carattere musicale, che possano arricchire il passaggio delle Ferrari prima e della Mille Miglia poi nella mattina di sabato 16 maggio. Pensiamo che questo sia un valore aggiunto che possa essere dato soprattutto in termini attrattivi per la nostra località. Inizia l'avventura con la Mille Miglia 2020, prima conferenza stampa di presentazione qui a Salsomaggiore. Sì, beh, una particolare soddisfazione, perché oltre che così inaugurare la rassegna delle presentazioni stampa delle conferenze, viene proprio fatta a Salsomaggiore, la mia città, e quindi una doppia soddisfazione. Devo ringraziare ovviamente l'amministrazione e l'organizzazione, il dottor Cherubini, di avere confermato nuovamente Salsomaggiore. Una soddisfazione veramente grande poter coinvolgere e associare il nome Salsomaggiore a una manifestazione di livello, direi, mondiale come Mille Miglia. Ecco, quanto è importante per la città di Salsomaggiore il ritorno di Mille Miglia? Ma credo che sia assolutamente un fatto di rilievo associare a una manifestazione, come dicevo prima, importantissima, che tocca comunque le più importanti località italiane, quantomeno del centro-nord, a cui Salsomaggiore si associa. Motorismo storico e Mille Miglia sicuramente volano di economia. Direi di sì, perché a questa manifestazione di Mille Miglia si aggiunge anche il Gran Premio d'Italia di Canossa e altri eventi che l'amministrazione comunque accetta e, diciamo, promuove nel corso dell'anno. Tutta la provincia, ovviamente Salsomaggiore in testa, ne viene coinvolta, direi, molto positivamente. Sono settimane d'attesa, so che ti sei iscritto alla Mille Miglia 2020, le iscrizioni sono chiuse ormai da qualche settimana e siamo tutti in attesa comunque della lista partente. Un po' d'emozione come sempre?
Come sempre, perché sappiamo che la commissione è molto selettiva, ci si iscrive in tanti, ma poi il numero si riduce a 400. Quindi, come sempre, l'aspettativa è ovviamente positiva, c'è dell'ottimismo, ma comunque ci rilassiamo quando vediamo la nostra vettura, la mia vettura e il nome comparire nella lista dei partecipanti. Solo lì tiriamo un sospiro di sollievo. Senti, se sarai della carovana, una doppia emozione questo passaggio quest'anno qui a Sanzo Maggiore per te. Senz'altro, perché come nel 2018, che ho già avuto opportunità di passare al controllo orario qui proprio davanti a questo splendido palazzo delle Terme Berzieri, ritornare nel luogo dove vivi, circondato poi comunque da amici e da persone che attendono il tuo arrivo, insomma è un'emozione che si aggiunge all'emozione già di fare la Mille Miglia. Nel mio caso sarebbe, se accettato il quinto anno consecutivo, è un'emozione che si rinnova tutte le volte. Siamo ritornati a Sanzo Maggiore dopo il passaggio del 2018. Devo dire che è sempre un piacere ritornare perché richiesti. E Sanzo Maggiore, che ci ha fatto un'ottima ospitalità, la ripeterà ancora migliore quest'anno. Tra l'altro un doppio appuntamento sia al fine tappa per il Ferrari Tribute che il passaggio della Mille Miglia storica il sabato 16. Quest'anno per Mille Miglia la tappa finisce a Parma, mentre per il Tribute Ferrari e Sanzo Maggiore, che verrà toccato la mattina dopo sia dalle Mercedes del Challenger che dalle 400 auto storiche, e poi puntiamo verso Castel Arquato. Senti, vogliamo un attimo riepilogare le novità del percorso dell'edizione 2020? Beh, quest'anno sicuramente Amatrice sarà uno dei punti che vogliamo toccare per ricordare ciò che è avvenuto nel 2016. Poi passiamo in località totalmente nuove, tipo Castel Arquato, Villa Franca, e ogni anno Mille Miglia si rinnova per far vedere l'Italia, che è il paese più bello del mondo. Senti, Mille Miglia, motorismo storico, sempre più volano dell'economia, del turismo e del Made in Italy. Devo dire che gli eventi organizzati da Mille Miglia SRL sono aumentati e aumenteranno ancora di più. Ed soprattutto in questo modo riusciamo anche a soddisfare le richieste che ci arrivano da più parti, da parte delle amministrazioni locali. Qual è la più grande scommessa di Mille Miglia in questa edizione 2020? Continuare a sentirci dire non come mi sono classificato, ma ci vediamo l'anno prossimo quando tutti gli equipaggi passano in Viale Venezia a Brescia all'arrivo.